lunga esperienza, perché anche nella Prima Repubblica ci sono stati i dossieraggi. Sì, non c'è dubbio, ci sono sempre stati nella storia della Repubblica, c'è stato sempre gruppi di potere che tentavano in qualche maniera di insidiare la stabilità politica che esisteva a quell'epoca, al di là del cambio dei governi. Il dato vero è che adesso l'impressione che tutti hanno è che la politica non guida più nulla, che la politica insegue la società italiana e insegue in qualche maniera pezzi importanti dell'amministrazione dello Stato o pezzi importanti dell'economia italiana e internazionale piuttosto che guidarla. E questo fa arrivare a una cosa che, devo dire la verità, siamo tutti disorientati, perché da un lato è una cosa grave che rischia di minare anche la sicurezza nazionale, dall'altro però, per quello che si evince fino adesso, dossier non ce ne stanno e rischia di essere che la cosa finisce in braghe di tela, con una sorta di cosa da operetta per la quale l'amico Fritz ha chiesto per cortesia un piacere di sondare se Pomicino si chiamava Cirino oppure no. Insomma, mi sembra che in questo il punto più importante lo ha detto Crosetto, quando ha detto un attimo io sto in silenzio, e devo dire che anche la Presidente del Consiglio non deve chiedere, non deve dire noi vogliamo sapere i nomi, lei deve dire i nomi, voglio dire, accanto all'autonomia della magistratura che farà il suo corso, però il capo del governo deve avere tutti gli strumenti perché possa fare lei stessa una inchiesta interna delle singole amministrazioni e capire esattamente che risposta può dare al Parlamento. Insomma, il silenzio in questo periodo qua, silenzio monitorante. Beh, il silenzio c'è relativamente, nel senso che tutti, anche Giorgia Meloni, hanno lanciato grandi allarmi, no? Quindi non c'è il commento, il giudizio sulla gravità della cosa, l'allarme sulla gravità della cosa è risuonato forte da tutte le forze politiche, infatti, in particolare da Salvini, come ho sentito dall'inizio, e da Giorgia Meloni. Quindi lei dice, detto, però dovrebbe tirar fuori, cioè dovrebbe essere... Ma la cosa grave è accaduto ieri, perché quando il presidente dell'Autorità Nazionale Antimafia dice che a suo giudizio ci sono ben altri circuiti mediatico-giudiziari che si muovono e che in realtà soltanto per una piccola parte di quegli accessi sono passati attraverso la banca dati della Commissione, se lo dice lui è vero che credere significa non sapere, però se lo dice il Presidente dell'Autorità Nazionale della Direzione Nazionale Antimafia della DNA, rispetto a questo il problema diventa molto più grave. Voglio sperare che stamattina Cantone ci dica per quale motivo ha subito gettato l'allarme prima ancora di sentire alcuni protagonisti. A mio giudizio il Presidente Cantone poteva un attimo sentire Laudati, Striano e chi altro dovrebbe essere sentito prima di arrivare a spiegare di che cosa si trattava. E invece ha gettato subito e forse ha fatto il contrario, però. Sì, perché siccome è uscita questa storia dei dossieraggi, lui ha detto non si tratta di dossier, poi ha chiesto di essere sentito, che lo vuole spiegare. Che potrebbe aver dato enfasi, ma al contrario. Beh, no, lo capiremo oggi, però, questo, perché alle 10... Non sapremo nulla dall'audizione di Cantone. No, di Copasir, dell'antimafia sì, però. Sì, no, quella del Copasir sarà segretata, all'antimafia però... Può chiedere di andare in seduta segreta, perché trattandosi di indagati Melillo non lo ha fatto. No, certo. Annalisa Terranova, chiedo scusa.